Sonda in Onda oggi ospita due quinti di un gruppo bolognese, perlomeno di Stanza Bologna, che si chiama I Cieli di Dudmilla, nome molto evocativo. Nome evocativo scelto non a caso, immagino, giusto? No, c'è un aneddoto dietro a questo nome, che appunto Ludmilla sarebbe questa cosmonauta russa che è stata inviata nello spazio in missione e per problemi, insomma, non è ben chiaro, comunque non è mai più tornata indietro, e quindi questa immagine ci attraeva, un po' mistero, un po' inquietante, da lì abbiamo preso spunto per il nostro nome. Allora, parliamo di sonorità, però facendo un passo indietro, non ditemi cosa suonate, ditemi prima quali sono le vostre influenze. Allora, la scena è quella del rock italiano, i principali gruppi a cui ci ispiriamo, che ascoltiamo, sono i Verdena, Marlene Kunz, il Teatro degli Orrori, quindi la scena più o meno è quella, con sonorità comunque rock, ovviamente di stile anglosassone, però in italiano. Io ho sentito un vostro brano, non so, mi ricordo il titolo, scusatemi, perdonatemi di questo, però ho sentito, secondo me, qualcosa di Molteni, può essere, lo conoscete, non vi piace? Sì. Se arriva lo strumentale, io non sono ferratissimo, quindi è involontario, però... Vabbè, curiosità mia. Ok. Tra l'altro, nel mio precedente gruppo ha fatto anche un cameo in una canzone. Ah, veramente? Quindi lo conosci bene? No, l'ho conosciuto mentre registravamo. Ah, lì? Perché se fai un pezzo con noi... E lui sempre, allora c'era. C'era qualcosa. Allora, testi e musiche. Chi è che scrive i testi, chi è che scrive le musiche? Allora, dei testi e della linea vocale me ne occupo io, invece della parte strumentale se ne occupa il resto della band. Sì, di solito partiamo dall'arrangiamento in sala prove, creiamo un arrangiamento strumentale, poi dopo si inserisce lui con le linee vocali e i testi. Ok. Un testo tu lo scrivi in quale momento? In qualsiasi momento, perché faccio una linea vocale così senza parole, pian piano inserisco delle parole che hanno un'assonanza che mi suona bene, che mi piace in quel pezzo, e pian piano comincio a costruire un testo intorno a quelle parole. Ok. Nel primo EP, giusto, se non vado errato, è uscito un EP con quanti brani? Quattro brani, e si titola Derevo. Perfetto. Ecco, in questi quattro brani le tematiche trattate quali sono? Allora, c'è un pezzo che si titola Sirene, che parla di bombardamenti, quindi di guerra, un altro brano che parla di inquinamento ambientale, e un altro brano che ha un testo un po' più astratto, cioè sono temi comunque abbastanza vari. Ok, quindi dall'astratto a tematiche che sono quotidiane, quindi il bombardamento noi fortunatamente non lo subiamo, però c'è chi lo subisce, e l'inquinamento invece lo subiamo tutti. Ok, parliamo dell'aspetto live, concerti, la risposta del pubblico, come vi trovate sul palco, cosa succede sul palco? Ma sul palco ci si trova quasi sempre bene. Bene, ok. Per quello sì. Stiamo cercando di portare in giro l'EP il più possibile. Okay. Adesso, fra l'altro, abbiamo dei live il prossimo mese. Quando? Il 5 aprile. 5 aprile a Sala Zero di Sabena. Ok. Quindi la risposta del pubblico è buona. Sì. Cioè, generalmente c'è un bel impatto sonoro. Perché siete cattivi? Sì. Okay. Ci proviamo. Quindi sono cattivi, l'hanno detto loro, andateli a vedere dal vivo e ascoltateli.